Chiudiamo perché vogliamo aprire lo slogan che accompagna la manifestazione che ha coinvolto tutti i centri commerciali d'Italia. Anche le saracinesche del centro commerciale Val di Chienti si sono abbassate per aderire alla protesta. Ricordo a tutti che dal mese di novembre che noi nei festivi e prefestivi siamo chiusi, quindi abbiamo buttato via il Natale, abbiamo buttato via i saldi, abbiamo buttato via la Pasqua e rischiamo di buttare via i saldi estivi, eccetera eccetera. La situazione è abbastanza pesante, non c'è bisogno che lo dica io, siamo rispettosissimi delle procedure, delle cose che dobbiamo fare, tanto è che le abbiamo sempre messe in pratica. Andate nei lungomari, andate nei centri storici e ditemi se voi siete in grado di sapere quante persone girano e soprattutto se hanno dei sintomi. Paradossalmente queste strutture che garantiscono un livello di sicurezza così alto sono chiuse, quando invece riaprono tutte le altre. Perché ha deciso di aderire a questa iniziativa di oggi, a questa protesta? Ma perché ci sentiamo sicuramente tagliati fuori da un contesto che ormai rientra sicuramente nella normalità, cominciamo a riprendere la normalità e quindi non capiamo per quale motivo noi dovremmo essere i più penalizzati da questa situazione. Adesso è veramente inutile continuare a stringere gli orari, quindi fare assembramenti dal lunedì al venerdì, per poi invece dover stare chiusi il sabato e la domenica, quando invece le affluenze si potrebbero tranquillamente diluire. Quindi è assolutamente inutile, anche perché il nostro centro commerciale ha adottato tutti i criteri di protocollo più seri, tutti quelli che ci chiedevano. Perciò è inutile assolutamente stare chiusi di sabato e di domenica. Cosa si potrebbe fare? A mio avviso, non dico riaprire tutto nell'immediato, perché l'emergenza c'è, nessuno la nega, però contingentare gli ingressi, fare degli orari, aperture anche su appuntamento volendo, perché la gente il sabato e la domenica comunque vive, esce, i parchi, quello che sia, perché essere denigrati solo noi?